Cari amici, la nuova frontiera del turbocapitalismo è servirsi dell'ideologia gender per rendere l'identità sessuale dei nostri figli e delle nostre figlie fluida, non definita dal sesso biologico maschile o femminile, ma aperta a qualsiasi opzione. Pensate che Facebook negli Stati Uniti ne ipotizza 56. Il concetto di gender fluido è stato ideato da Liza Diamond della Utah University, ma è stato fatto subito proprio dal turbocapitalismo che si sta adoperando per diffonderlo in tutto il mondo. Quanti milioni di dollari avranno ricevuto le varie modelle Rowan Blanchard e Cara Delevingne e le cantanti Miley Cyrus e Lindsay Lohan e l'attrice Kristen Stewart per proclamarsi fluida? Quanti milioni di dollari avranno ricevuto Jaden Smith, il figlio di Will Smith, e Marc Jacobs e Jared Leto per andare in giro vestiti da donna? Il turbocapitalismo, dopo aver reso la mente fluida, eliminando tutte le certezze che ci vengono dalla fede in Dio, ha bisogno, per aprire nuovi mercati alla sua insaziabile fama di profitto, di rendere anche il corpo fluido. Una mente fluida che vive in un corpo fluido. Ecco il consumatore perfetto per il turbo capitale, che in questo modo può manipolarlo e modellarlo a suo piacere, a seconda delle mode del momento. Cari amici, la lotta si farà sempre più dura, ma quando il gioco si fa duro, così come recita un detto anglosassone, i duri scendono in campo. E l'ora è giunta, ed è questa, cari amici, di scendere in campo e difendere i nostri figli e le nostre figlie dalle follie dell'ideologia gender e da chi, dietro le quinte, le sponsorizza e le diffonde. E quando parlo dei duri che devono scendere in campo, mi riferisco a quelli che sono duri alla maniera del Vangelo, rivestiti cioè con l'armatura di Dio, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace, tenendo sempre in mano lo scudo della fede e l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. E come sempre nella storia, cari amici, quando si scende in campo per difendere la verità, la misericordia e la giustizia di Dio, non è importante il numero. Benedetto XVI, Papa Emerito, in un bellissimo discorso tenuto ai membri del Collegio Inglese nella Sala Clementina il 3 dicembre del 2012, ricordando la storia gloriosa dell'evangelizzazione delle loro terre ad opera di grandi santi, ebbe tra l'altro ad affermare che la fede di pochi può incendiare il mondo. Questo mondo che, come diceva il Beato Paolo VI, nonostante innumerevoli segni di rifiuto di Dio, paradossalmente lo cerca attraverso vie inaspettate e ne sente dolorosamente il bisogno. Cari amici, è tutto per adesso. Auguro a tutti una santa settimana santa e una santa Pasqua di risurrezione. Dio vi benedica sempre.